Salve ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Nicola e vi porterò in questo nuovo video. Non lo so cosa fare, ma facciamo Lorenzo Baglioni, uè. Dice, come si fa a raccontare, a spiegare con sentimento e passione l'Unione Europea? Non lo so, dimmelo te che io non lo so come si fa. E c'è soltanto un modo, con la canzone neomelodica, così. Lorenzo Dan, se ne presento così. Uè. C'è dire che tu hai questa bandierina qua, non so dove siamo, sicuramente siamo a Napoli. Allora, sì, io posso essere d'accordo con te perché comunque l'Europa è così, ci sono 27 stati, anzi dovrebbe essere 28, però con la Gran Bretagna che esce siamo 27. Lo so, io sono d'accordo con te, comunque sono tanti gli stati, quindi non lo so. Allora, va bene. Lorenzo, lo sai che tu lo so, io viaggio rat tanto, lo so che tu viaggi tanto perché io me ne accorgo, però volete andare via, ma da dove? Dall'Italia, dall'Unione Europea? Non conviene perché sennò poi che i soldi come avevano già fatto, volevano fare i nostri politici, ovvero tornare alla lira, però in questo momento non conviene perché la nostra moneta non varrebbe più niente. Lo so. Albania, Germania. Lo so, lo dico anch'io. Allora, il deficit lo possiamo sfiorare, però non così tante. C'è da dire anche tipo la regina Elisabetta che fa uè, ciao. Ti ho voluto bene, sì, lo so. E non sai com'è me, ma io ho asserenato l'Europa. Lorenzo,
Non è proprio neomelodico, però diciamo alcune parole sì. E comunque è interessante sta canzone qua, perché comunque andatela a vedere, vi faccio vedere come si chiama. A pochi giorni delle elezioni europee, quando ne possiamo parlare dell'Unione Europea, ecco, solo c'è un modo per spiegare. Con sentimento e passione. La canzone non melodica UE, interpretata del ruolo dell'Europa, la cosplayer Himorta. Ascoltala poi su Spotify. E boh, spero che sto video vi è piaciuto. Lasciate un like. Andatelo. Arrivederci.